Ciao a tutti amici di fcinternews.it, l'Inter vince contro l'Atalanta il primo quarto di finale della Coppa Italia, una partita convincente da parte dell'Inter, sempre molto attenta, sempre in gestione della partita, nonostante l'Atalanta arrivasse da un ottimo momento, in un ottimo stato di forma con tutti i suoi singoli e insomma anche quando sono arrivati i cambi di Gasperini, insomma è uscito Zapata, è uscito Boga, giocatori molto pericolosi, entrano Lokman, entra Muriel, entra Højlund, insomma, l'Atalanta ha una grande squadra, l'Inter gestisce la partita sempre molto attenta, sempre in anticipo sulle seconde palle, grandi movimenti a liberare spazi, e poi arriva il bellissimo gol meritato di Matteo Darmian che ha fatto un'ottima partita, anzi direi una grande partita, match winner, proprio nel ruolo in cui gioca Skriniar, insomma, il caso vuole, dopo tutta questa polemica, Skriniar non viene convocato, non so neanche se è venuto a San Siro, io dalla cronaca non l'ho capito, abbiamo visto Handanovic e Brozovic in tribuna, non ho visto Skriniar, però proprio il giocatore che ha preso il suo posto, che ha fatto comunque bene in quel ruolo anche nell'ultima partita contro la Cremonese, decide il match con un grandissimo gol di sinistro. Sarà il destino, non lo so, però l'Inter gestisce molto bene la partita, bene anche Lukaku, non al 100%, si vede Lukaku sarà ancora al 50-60% massimo, però grande lavoro per la squadra, ha toccato tantissimi palloni, ne ha puliti tantissimi, sempre sponde per i compagni a tenere due uomini dietro le spalle e a dare a rimorchio a chi arrivava dietro, insomma è stata incoraggiante la prestazione di Lukaku che ha ancora molto da lavorare per tornare ai fasti di un tempo, però sicuramente oggi molto prezioso davanti a un avversario molto pericoloso. L'Inter si guadagna la semifinale di Coppa Italia, adesso aspetta la vincente della partita tra Lazio e Juventus, dall'altra parte invece il tabellone è orfano di Napoli e Milan, vediamo quello che succederà, però un piccolo passo si è fatto di nuovo, dopo la vittoria contro il Parma arriva quella contro l'Atalanta. E adesso ci aspettiamo il derby che arriverà domenica sera. Ci godiamo la vittoria di stasera e poi testa alla partita di domenica. Se questa è l'Inter, quella vista oggi, c'è da ben sperare. Ecco, però abbiamo visto in questa stagione che insomma gli up and down sono molto frequenti. Quindi calma e gesso, la concentrazione deve essere quella di oggi. Però oggi molto bene, quindi sicuramente è una cosa incoraggiante. Piccola postilla sull'arbitro Chiffi. Io veramente alle volte non so cosa dire. Dico solo una cosa, al di là di tutto l'arbitraggio che non mi è piaciuto, anzi, l'ho trovato un arbitraggio discutibile. Dico solo che Gosens riparte a inizio primo tempo e viene steso da dietro mentre stava ripartendo la metà campo dell'Atalanta. Dopo che l'Atalanta ha perso una palla, Gosens la riconquista, va via l'uomo diretto, fallo da dietro, niente giallo. 3 minuti dopo, 5 minuti dopo, adesso io non mi ricordo quanto è passato. Identico fallo di Gosens, questa volta neanche da dietro, ma laterale, anche toccando un minimo di palla, ma il fallo ci poteva stare. Cartellino giallo. E fa ridere, fa veramente ridere, sembra quasi fatto apposta. Non credo che sia stato fatto apposta, credo che solo sia una mala gestione della partita, dei cartellini e di tutto, però d'altronde gli arbitri italiani ormai lo abbiamo capito, la maggior parte, qualcuno si salva, fanno fatica, molta fatica. Sapete che io non apprezzo tantissimo. Ciao a tutti, Forza Inter!